Chiusure giuste per evitare un'altra ondata. E questo è il pensiero dei cittadini di Torre del Greco alla luce dei nuovi possibili provvedimenti da parte del governo. L'esecutivo infatti starebbe pensando di introdurre ulteriori restrizioni nei giorni di festività, con coprifuoco anticipato e strette su bar e ristoranti. Le telecamere di TV City sono state in mattinata nel centro storico della città corallina per raccogliere le considerazioni dei torresi sui nuovi possibili provvedimenti. Io penso che è meglio stare un po' più attenti, perché vedo che le persone si assembrano troppo e quindi meglio di no. Speriamo che passi presto, però meglio così, meglio un poco più per stare bene dopo. Come sta rispondendo la città alle restrizioni attualmente in vigore? No, io vedo che comunque le persone per strada ci sono, comunque vedo che va tutto bene, non vedo nessuna cosa strana. Come sarà per lei il Natale, quindi i giorni delle festività? Saranno molto tristi, perché mia figlia che abita al nord non può venire, non verrà. L'altra figlia mia abita a Torre, però se facciamo poi troppe persone a tavola e quindi non verrà neanche lei, saremo in tre. Purtroppo non è una cosa sicuramente positiva per il mercato, per le persone che hanno bisogno anche comunque di un attimo di svago per questo periodo natalizio. Speriamo che insomma passi in fretta questo periodo, perché non se ne può più. Come sta rispondendo la città alle restrizioni attualmente in vigore? Molte persone stanno provando comunque a comprare anche nei negozi, insomma, per poter insomma far girare l'economia torrese. Però so anche che molte persone si stanno lamentando perché preferiscono magari comprare su internet, magari risparmiano. Come sarà per lei questo Natale? Come lo vivrà? Purtroppo non come tutti gli altri anni, perché con le restrizioni non possiamo festeggiare, da quello che sappiamo non possiamo stare con tutti i familiari, quindi non sarà un Natale uguale. Il mio pensiero è solo che viene la notte di Natale di Gesù e poi di stare tutti insieme, però tutta la famiglia insieme, però quest'anno è un poco difficile. Spero che passa e Dio ci aiuti. Sarà un Natale sicuramente inusuale. Un po' più triste, però ci dobbiamo rendere conto che va bene così. Se non passa sto Covid è un problema per tutti. Ci vogliono le restrizioni, perché qua già siamo alle strette. Se si fa liberi tutti, l'Italia va a fondo. Meglio 15 giorni di restrizione che stare un altro anno tra aprire e chiudere i negozi. Come la città di Torre del Greco sta rispondendo a queste attuali restrizioni? Sta rispondendo bene, però i controlli zero, niente. Che la sera ci sono, c'è movita, cioè non può, le forze dell'ordine non sono capaci di limitare la movita, perché ci vorrebbero l'esercito. Come vivrà lei questo Natale? In casa con la famiglia, evitando di uscire e di fare assembramenti, per evitare un nuovo lockdown. Sabato scorso per strada non si poteva camminare. Se questa è una cosa normale, dice lei che fa per strada? Sono andato a prendere il pane e il sale. Questa è la situazione attorno. Rispetto per le norme ce ne sono poche, poi ci lamentiamo che aumentano i casi di Covid. Le restrizioni vanno bene, purché si toglie un po' di baldore dalle strade, siamo più tranquilli un po' tutti, per affrontare l'anno nuovo in modo migliore. Senza malattie, senza niente. Qua vuole il giro, è aperto, chiuso, giallo, arancione, rosso. Non è questo il problema, perché comunque non vanno seguite bene le regole. Speriamo bene che il governo Conti si mette un po' a sud, dà un po' una mano in più a sud. Che devo dire? Speriamo bene per tutti quanti. Auguri e buon Natale a tutti quanti. E buon Natale.